Vomero Fest non è altro che il preludio al Vomero International Film Fest. Tutto è nato dalla festa organizzata intorno alla figura di Totò. Come sapete, c'è il 50° anniversario della morte di Totò. 12, 13, 14 sono tre giorni diciamo di appuntamenti molto importanti. Non posso dirvi tutto il programma nel dettaglio, ma comunque ci sono partecipazioni autorevoli come i Falcons di Barcellona, che vengono direttamente dalla Spagna per allietarci con le loro acrobazie urbane. Ci sarà una sfilata di macchine d'epoca con una, e saranno messe in mostra chiaramente nelle strade del Vomero, molte performance di body painting, danza, teatro, spettacoli teatrali, mostre di fotografia, insomma tante cose. 12, 13, 14 maggio, appuntamento più importante, ma non ultimo, cioè non è più importante degli altri, ma è importante l'appuntamento. Il 13 dalle 5, cioè dalle 17, c'è l'inaugurazione della Via delle Stelle e scopriremo la prima stella dedicata a Totò, che è qui alle mie spalle, e sarà un momento di gioia per tutta la città, perché questo è un progetto fatto per la città, nato al Vomero ma comunque condiviso ampiamente dalla città di Napoli, dalla Campania e dal sud intero. Il logo della stella è fortemente identitario, perché questa stella che vedete è il perimetro esatto di Castel Sant'Elmo. Sono sei punte, è la nostra stella, non ce n'è un'altra uguale. All'interno c'è un pulcinella che rappresenta la tradizione, ma con una macchina da presa che è la tecnologia, il futuro. È un'iniziativa che praticamente è di rilancio, laddove è nata la cultura cinematografica all'inizio del Novecento, perché non molti sanno che praticamente il cinema e le sale cinematografiche non nacquero a Roma ma a Napoli, al Vomero precisamente, con Diana Film e la Gustavo Lombardo, che poi diventerà ai giorni nostri la Titanius. Quindi è un progetto ambizioso e soprattutto di rilancio del quartiere, è un'operazione di marketing territoriale insieme al polo museale, e per rendere attraente già un territorio così ricco di iniziative. Noi ci auspichiamo che appunto questo progetto sia anche rilanciato a livello nazionale. Le performance sono tantissime, noi abbiamo coinvolto le scuole soprattutto in delle performance bellissime, soprattutto le scuole artistiche che hanno delle classi di moda, di pittura, ma anche istituti universitari, l'Accademia delle Belle Arti, proprio perché noi vogliamo elevare il livello culturale di queste manifestazioni, vogliamo dedicare tanto alla danza, all'arte, a tutte le forme di arte, alla pittura, alla musica, quindi valorizzare molto il territorio da questo punto di vista e quindi superare un po' quelli che sono i cliché soliti delle feste. Pensare che alcune case cinematografiche sono nate al Vomero mi ha entusiasmato, perché noi siamo famosi in tutto il mondo per i protagonisti del cinema, di nascita napoletana, ma direi di nascita dell'area metropolitana e dell'intera regione Campania. E quindi trovare il modo non di commemorarli, ma di ricordarli nel modo migliore, con una stella, direi quasi con un'idea hollywoodiana, è stato per me entusiasmante. L'associazione con Sergio Sivori, ma anche con alcuni consiglieri del Vomero come Cinzia Del Giudice, Ginevra Giannattasio e Maria Rosaria Picardi, tanti altri che hanno collaborato a questa iniziativa, in primis patrocinata dal Comune di Napoli, dall'assessore Daniele, per me è stata una cosa molto positiva, perché noi abbiamo tanti esempi di napoletanità o comunque dell'area metropolitana, penso a Sofia Loren e a tanti altri. Questo è l'anno di Antonio De Curtis in arte Totò, e porre al Vomero la stella di Totò secondo me è un esempio di grande testimonianza, di grande sensibilità, e anche per ricordare che la città di Napoli è stata sempre al centro della cultura italiana e europea. Il ministro Del Rio ha affidato alle città metropolitane una delega importantissima: lo sviluppo e la promozione del territorio. La cultura è parte dello sviluppo e produzione del territorio, la cultura è anche sviluppo, e quindi è importantissimo testimoniare e andare avanti con queste iniziative, e la città metropolitana in questo senso vuole anche fare di più per la cultura. E il sindaco De Magistris vuole promuovere per esempio un bando per i teatri piccoli della provincia, che non hanno grandi finanziamenti ministeriali ed altro, e la città metropolitana deve lavorare proprio per questo, cioè la cultura dell'intera area metropolitana è un aspetto importantissimo, e se vogliamo creare un unicum di città metropolitana, della città metropolitana di Napoli, si deve ragionare su tutto il territorio metropolitano.